A 2 settimane dalla conclusione dei test invernali, il circus della Formula 1 torna in pista per dare vita a una nuova edizione del campionato del mondo, al via sul circuito australiano di Melbourne. Alla vigilia del doppio appuntamento che porterà la scuderia Ferrari prima in Australia e poi in Malesia per le prime 2 gare della stagione, il team principal Stefano Domenicali ci ha raccontato come si è preparata la squadra a questa nuova avventura. Ma lo spirito della scuderia Ferrari è lo spirito di una squadra che ha voglia di partire per una nuova sfida, che sarà lunghissima, 20 gare, dopo una serie di test sicuramente che non è andata secondo quello che speravamo, ma detto questo, ripeto, questo fa parte del precampionato, quindi con la voglia di partire, di sfidare i nostri avversari in un contesto regolamentare leggermente diverso, e io credo che sarà un campionato dove ci saranno più squadre che potranno lottare per essere protagoniste. È cambiato che il progetto prevedeva una scelta di, tra virgolette, soffiare verso il fondo, però in pista ci siamo resi conti che, nonostante dal punto di vista prestazionale questa fosse una soluzione davvero molto molto interessante, e lo è ancora tuttora, avevamo alcune criticità che per motivi di tempo non ci permettevano di poter continuare a sviluppare questa scelta, e quindi abbiamo dovuto fare un passo diverso, cambiare la configurazione del posteriore della macchina e da questo ripartire per una nuova vettura, una nuova configurazione, ed è per questo che le nostre osservazioni al termine del test sono state quelle che abbiamo detto. Sicuramente sì, è costata in termini di sviluppo, perché vuol dire aver rivisto un progetto che era nato secondo una definizione ben specifica, ma ripeto, è stato giusto in quel momento optare per questa scelta, perché altrimenti avremmo messo a rischio i risultati di prima gara. Devo dire, li ho visti molto bene, molto motivati, entrambi per motivi diversi, come abbiamo sempre detto, convinti di poter dare il massimo e dare il loro contributo alla performance della squadra. Innanzitutto Pat Fry, da direttore tecnico, ha fatto un'analisi relativa al fatto di aver fatto una sua valutazione rispetto alla performance attesa guardandosi in casa. Poi ribadisco, la performance degli altri la vedremo solamente a Melbourne, e poi da lì dovremo ovviamente fare un piano per capire dove realmente siamo. Io condivido il realismo dei nostri ingegneri relativamente al fatto che la macchina sta andando in una direzione che non era quella prevista. Per il resto, ripeto, io sono convinto che saremo lì per lottare, e spero che questo succeda da qui fino in fondo al campionato, perché io mi ricordo, lo dicemmo alla fine dello scorso anno, se le cose saranno straordinarie all'inizio non bisogna montarsi la testa, così come se le cose non fossero o non dovessero andare come vorremmo all'inizio, bisogna continuare a stare concentrati, avere un indirizzo chiaro di sviluppo della macchina, perché il campionato, lo ribadisco, finisce alla fine di novembre. La pressione che si ha facendo questo tipo di lavoro è sempre alta. È chiaro che quando ci sono dei momenti come quello dell'anno scorso non positivi, le cose aumentano a livello di pressione, ma fa parte del gioco. Io mi sento sotto pressione in continuazione, ma il mio ruolo è quello di cercare di dare le massime possibilità al nostro gruppo di tecnici, di ingegneri, ai nostri piloti, per lavorare al meglio, e quindi sotto questo profilo è giusto che la pressione la possa tenere io, ed è chiaro che questo vuol dire pretendere da tutti i miei uomini il massimo per fare un ottimo risultato. Durante un campionato che attraversa il mondo, la variabilità delle condizioni climatiche è un fattore che influenza in maniera importante il comportamento della vettura. Con Luigi Fraboni, responsabile motori pista, abbiamo approfondito questo tema, applicato al cuore della F2012, il motore. Meglio il caldo o il freddo per un motore di Formula 1? Sicuramente per un motore di Formula 1 il caldo non è una bella cosa. Quindi comunque il motore ha una certa zona di funzionamento normale dove è a posto, poi più vai su con le temperature e più per il motore è una sofferenza per vari motivi,
quindi principalmente per quanto riguarda tutte le parti di lubrificazione, quindi le bronzine eccetera, l'olio caldo perde viscosità e quindi i carichi sono, il sopportamento dei carichi è difficile. Poi c'è anche un problema di raffreddamento dei pistoni e quindi anche su questo lato bisogna stare attenti. Per quanto riguarda invece le temperature dell'acqua, che poi sono sempre correlate, andare su di temperatura vuol dire avere tutti gli accoppiamenti geometrici del motore che chiaramente cambiano e fondamentalmente si esporta meno calore dal motore e quindi valvole sono in crisi, tutti gli accoppiamenti valvola con la sede sono in crisi, le tenute valvole sono in crisi e anche gli accoppiamenti ad esempio canna con pistone. Quindi più si va su col caldo e più il motore è in crisi proprio perché si sta fredda meno e tutte queste parti devono durare. Voi motoristi vorreste un campionato fatto d'inverno? No, noi motoristi vorremmo un campionato fatto in primavera, però ho capito quello che vuoi dire, di sicuro i motoristi sudano quando ci sono 30 o 35 gradi, non quando ce ne sono 10. Però ti faccio un paradosso, un motore poi che gira troppo freddo comunque non va bene. Diciamo che per come nasce la macchina ci aiuta il tutto, perché sicuramente non ci sarà mai una macchina che ha capacità radiante o di cooling tale per cui un motore gira a molto basso sia di temperatura olio che di temperatura. Come si trova il compromesso con gli aerodinamici che vogliono una macchina tutta chiusa e voi che volete più aperture? Sì, qui è uno dei grandi lotti, diciamo, del weekend di gara, ma anche in fase di progettazione. Una cosa che non abbiamo detto è che andando su con queste temperature, soprattutto con quella dell'acqua, si perde potenza e quindi alla fine non c'è neanche un beneficio per la prestazione della macchina. Quindi alla fine la lotta è l'aerodinamico vuole chiudere, però l'aerodinamico vuole chiudere soprattutto lato olio, dove più o meno le potenze sono abbastanza stabili. Lato acqua l'aerodinamico vuole chiudere, però sa che c'è anche una perdita di potenza e lì, a seconda di quelle che sono le caratteristiche della macchina, più o meno si trova un compromesso. Quindi comunque quello che succede nel corso del weekend è chiaramente, partendo da una situazione stabile del venerdì, si vede un po' come si è messi, poi l'aerodinamico sulla base del compromesso potenza performance aerodinamica chiede una certa apertura e il motorista cerca dal lato suo di stare un po', diciamo, dal lato dei bottoni. Il tasso di umidità influisce sul rendimento di un motore? Sì, l'umidità è uno dei tre parametri ambientali fondamentali perché determinano la potenza di un motore, che la influenzano, cioè assieme alla temperatura e assieme alla pressione atmosferica. Quindi sappiamo cosa fa la pressione atmosferica, la temperatura, l'umidità, più è umido più va in direzione di avere un motore con meno potenza. Quindi un motore con meno potenza è anche meno consumo. A livello storico dei motori l'umidità ha un effetto, potrebbe avere un effetto rischioso nel senso di detonazione. Diciamo che noi con il nostro motore non soffriamo molto di questo problema, quindi quello che possiamo dire è che ad esempio andando in certi circuiti come la Malesia, che è molto umido, noi non siamo molto preoccupati e la perdita di potenza del motore, se vuoi, in un certo senso aiuta perché hai meno calore da scambiare e quindi tutto sommato i 30 gradi della Malesia non sono i 30 gradi di un altro circuito come il Bahrain o come Abu Dhabi, dove essendo molto secco il motore ha molta potenza e quindi c'è più calore da scambiare. Cosa succede quando la temperatura cambia in maniera rilevante durante una gara? Come si gestiscono queste situazioni? Durante una gara, se tu ti riferisci al fatto che ad esempio tra il sabato e la domenica c'è il famoso change of climatic condition dalla FIA, allora c'è già tutto un programma prestabilito nel tramite della squadra in cui c'è già una sorta di strategia, se c'è cosa facciamo e quindi siamo pronti per cambiare i pannelli. Se invece durante una gara tu vai in una situazione da essere da caldo a freddo non c'è problema, però ci può essere una situazione limite che è quella di pioggia e quindi molto freddo, safety car quindi ancora più freddo e il motore chiaramente gira, noi facciamo dei test su queste temperature basse, però come dicevo prima sotto certe temperature poi anche il motore può avere dei problemi che sono un po' l'opposto di quelli delle temperature alte. Se invece chiaramente ti succede che la temperatura ti cresce, sono guai, però diciamo bisogna vedere qual è la situazione. Se ad esempio legato alla scia, perché sei dietro a una macchina, si parla col muretto in ordine di cercare di evitarla o comunque si cerca di cambiare anche il tipo di guida del pilota per poterla abbassare. Se invece è un discorso di climatic condition, alla fine si cerca. L'unica cosa su cui puoi agire allo stato attuale è la carburazione o il giro motore. Si guadagna, diciamo, veramente poco, però almeno quei 2-3 gradi si riescono a tirare giù.
una gara dove il motore soffre particolarmente il caldo? Sì, ma le gare peggiori sono quelle che vi dicevo prima, cioè come caldo in assoluto c'è la Malesia, c'è Abu Dhabi, c'è Bahrain, però vi devo dire che una gara che non è in queste, quando è caldo, che noi abbiamo sempre avuto dei problemi, è l'Australia, cioè 2 anni fa ci sono stati 42 gradi, nel 2008 c'erano 42 gradi. Comunque quello che fa male a un circuito come l'Australia, comunque un circuito con un alto percentuale di giri motore e di watt, con temperature alte, che quindi siamo costretti a girare caldi, ma con un'umidità molto bassa, che quindi globalmente fa sì che il motore spinge e quindi soffre. Cioè è nella situazione di massima spinta. Alla scoperta dei piloti della scuderia Ferrari abbiamo chiesto a Fernando Alonso e Felipe Massa del loro rapporto con i tifosi, di come affrontano le variazioni climatiche e dei loro ricordi più belli legati alle gare di Australia e Malesia. Il mio ricordo più bello dell'Australia è sicuramente il primo anno che sono andato lì, 2001. Ho fatto una bellissima uscita in bici lungo il mare, era un'emozione abbastanza forte essere così lontano da casa per la prima volta e fare quella super passeggiata in bici con quei paesaggi fantastici. Mi ricordo la giornata era bellissima, non lo so, ho avuto un'emozione in quel momento che ogni volta che adesso arrivo a Melbourne cerco di fare la stessa uscita i primi giorni per ricordare quel momento. Il mio ricordo più bello dell'Australia è sicuramente un posto fantastico dove c'è, mi piace tanto la gente, molto aperta, il tempo è molto bello in Australia, mi piace tanto il modo di vivere in Australia. 2010 è stato il mio migliore risultato, sono arrivato terzo, però spero sicuramente tornare lì e avere il risultato ancora più bello, essere più alto del podio, quindi ci conto. Il mio ricordo più bello della Malesia è sicuramente la prima volta che ho fatto un podio lì, è stata la mia prima pole position, nel mio primo podio in Formula 1, e ricordo quel giorno come se fosse ieri, non so perché, la memoria sceglie dei momenti, e posso sicuramente vivere ancora quella giornata dalla mattina alla sera senza dimenticare neanche un minuto, quindi sempre che arrivo in aeroporto, arrivo in circuito, ho sempre queste immagini di quella giornata. Alla Malesia il ricordo è sicuramente un posto molto molto caldo, una gara molto difficile per noi, però mi piace tanto la gente, mi piace la città, il paese, loro sicuramente piacciono, no? Tanto i piloti di Formula 1, le gare di Formula 1, quindi spero di tornare in Malesia quest'anno, che è una gara molto difficile, però buoni risultati alla fine. Durante la stagione le condizioni climatiche più estreme sono sicuramente in Malesia, a Kuala Lumpur, la seconda gara, dove troviamo una umidità e una temperatura altissima, dove si suda tanto e quindi la idratazione o la preparazione prima della gara è un po' diversa a tutti gli altri Gran Premi. Dobbiamo bere tantissimo, dobbiamo mangiare in una maniera molto particolare per la domenica perdere meno liquidi possibile e finire la gara in delle condizioni più o meno buone. Per me la gara più difficile, parlando di temperatura, è Malesia, che è una gara molto molto calda e anche umida, e questo è molto più difficile fisicamente per un pilota, perché la umidità fa perdere troppo acqua, liquido, no, dentro del corpo, e questo sicuramente non è molto facile. Una gara più difficile è sicuramente la Malesia. La gara invece che soffre un po' di più per il contrario, per il freddo, per le condizioni che non stai benissimo, normalmente o Inghilterra o Belgio, sono due paesi che normalmente sappiamo che piove tanto, che c'è un po' una temperatura un po' peggio di normale, e lì se arrivi nella giornata o nel weekend di pioggia o di freddo
è strano a luglio o a settembre dover mettere la giacca, dover scaldare i guanti, scaldare le scarpe prima della gara, quindi sono condizioni anche lì molto particolari. Dal punto di vista della pista invece il clima che può dare un po' più di fastidio, un po' più di stress è sicuramente la gara di Belgio, perché è una gara dove è un circuito con delle caratteristiche molto particolari, un circuito molto lungo di 7 km e lì può piovere in una curva e può essere asciutto in un'altra, quindi questo rende per gli ingegneri, per i piloti molto difficile questa pista. Ma sicuramente le gare dove hai più rischi, no? Sono le gare dove c'è temperature fredde, cioè freddo che io dico pioggia, no? Con il freddo più l'acqua fai il grip della pista essere sicuramente molto inferiore, e quindi certe piste dove c'è la pioggia molto forte, questo parlando di sicurezza, sono delle gare sicuramente più difficili, nel senso che magari tu perdi la macchina senza volere perché hai passato sopra un aquaplaning o dei posti dove non è solo il pilota che controlla la vettura, ma anche la condizione della pista, no? E quindi anche in certe piste tipo Monte Carlo, Singapore, sono piste dove tu sei sempre lì a passare vicino il muri, no? Guardrail, una gara che ci vuole 2 ore, che tu sei lì ogni curva a passare vicino il guardrail, hai sicuramente più chance di toccare. Quindi sono queste le gare dove le piste, le condizioni dove può creare più problemi. I tifosi per me sono una parte importantissima dal mio lavoro, dove trovi un supporto sempre sui buoni momenti e sui momenti non così buoni, loro sono sempre lì. I tifosi più appassionati sicuramente sono in Spagna e in Italia, grazie alla copertura e grazie ai media che c'è sempre in Spagna per me, in Italia per la Ferrari, e poi in Giappone c'è sempre un accoglimento lì, un benvenuto molto, molto intenso e molto bello quando arriviamo in Giappone, quindi questi sono momenti molto molto belli, e con i tifosi c'è sempre questa vicinanza, questa maniera di condividere i buoni momenti che tu dedichi a tutti loro, e quando le cose non vanno così bene trovi sempre qualcuno che viene, che ti urla da lontano, ti trova in un aeroporto, ti trova in un albergo e ti dice di star tranquillo che loro sono sempre lì, quindi questo appoggio è fondamentale. I tifosi sono molto molto importanti, perché tutto quello che facciamo, no? Tutto quello che il nostro lavoro, la difficoltà del nostro lavoro è sicuramente di vincere, no? Tutto questa difficoltà è legato arrivare lì e avere la vittoria, no? Però la vittoria è per i tifosi, per fare vedere quanto vale il nostro lavoro, quanto ha valuto la pena lottare ogni giorno, no? Per sviluppare la macchina, la squadra, gare dopo gare, test dopo test, qualifiche dopo qualifiche. Quindi questo è un lavoro che non è facile, però facciamo tutto questo per arrivare lì alla fine della gara e dimostrare quello che abbiamo fatto per i tifosi. Quindi per me questa è la cosa più importante, più bella, e una delle allegrie più incredibili è guardare la tribuna, guardare i tifosi alla fine contenti, no? E questo è un piacere enorme. Normalmente riesco ad avere una vita abbastanza facile senza nessun problema con i tifosi, o nessuno mi corre dietro o mi disturba in nessun momento. Forse in aeroporti o in momenti di entrare al paddock o di uscire al paddock quando ci sono le gare, forse c'è un po' di gente e cercano tutti di avere la firma sul cappellino o un autografo, però sono momenti che sono normali che succeda, ma poi una volta fuori dal circuito, una volta fuori dal paddock dove fai la tua vita normale, c'è sempre abbastanza rispetto e nessun problema. No, io vivo molto bene, io ho sempre faccio sempre quello che mi piace fare, mi piace uscire in tanti diversi paesi,
andare in ristorante, vedere la gente, sicuramente deve stare un po' attento in posti che vai, perché certo che se tu vai per esempio nei posti dove c'è tanta gente hai più chance di dare autografi, di essere riconosciuto, e questo è sicuramente una cosa molto positiva, una cosa molto bella, mi fa molto piacere essere insieme alla gente che è contenta di vedermi, che è contenta di toccarmi, che è contenta di avere l'autografo, la foto, questo è sicuramente molto bello e quindi mi piace essere insieme alla gente. C'è sempre dei regali e delle occasioni speciali con i tifosi, non saprei dire un momento solamente, sicuramente in Giappone arrivano sempre dei striscioni, delle bandiere che firmano tutti i tifosi, tutti i fan club, anche in Italia ci sono tanta gente che ti dà delle cose e anche delle cose che per loro hanno un significato molto forte, come cose che hanno regalato o che hanno dalla sua nonna, che hanno da tanti anni a casa, che gli porta fortuna, robe così, che ti danno a te con tutto l'amore che hanno per augurarti una buona stagione, quindi lo apprezzi molto. Ma io ho delle storie molto incredibili, molto belle dei tifosi, che a parte tutti i tifosi, tanti che arrivano che non ci credono quello che stanno vedendo, che guardare che sono lì a piangere, sono lì a provare a essere vicino a te, parlare e quindi questo è già una cosa molto bella. Però ho avuto tante storie belle, che c'è una ragazza cinese che ha cambiato il suo nome, ha messo Filippa, è quello che è il suo nome adesso, e ha fatto questo perché lei vive la sua giornata guardandomi, vedendo quello che faccio, seguendomi, no, in tutto quello che faccio. Questo è sicuramente incredibile. A parte un altro tifoso che ha fatto tatuaggio con mio nome, con il mio logo, quindi col mio casco. Quindi sono tanti casi che è incredibile. È incredibile vedere quanto è importante, no? Un pilota di Formula 1, un pilota della Ferrari per una persona, per un tifoso, quindi questo è sicuramente molto bello.